Non c'è pace per il tram padovano, giornata di fuoco per il Biscione Blu. Dopo i due incidenti in meno di 24 ore con due ragazze finiti in ospedale per essere state urtate dal mezzo, questa mattina nuova giornata di passione per gli utenti. La linea tranviaria infatti è rimasta bloccata per quasi due ore a causa di uno scontro tra due auto, tra le persone ferite che sono state medicate sul posto dai medici del 118. L'incidente è avvenuto in via Guizza, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere le due auto che nello schianto sono finite lungo le rotaie del tram, mentre la polizia locale ricostruiva la dinamica. Le corse sono rimaste bloccate per circa due ore con buona pace di molti utenti che anche oggi hanno dovuto ripiegare sui bus.